Mister Taccola continua la linea positiva, la striscia positiva della Fiericcione, imbattuta anche qua a Coriano, partita complicata e che se l'ha messa anche sui binari non certo opportuni in inferiorità numerica. Sì, però bravi, cioè sti ragazzi sono veramente incredibili, riescono a cambiapelle così a seconda delle problematiche, perché effettivamente è già la seconda volta che ci succede, non su campi qualunque, cioè ci è capitato sul campo del Russi, ci è capitato sul campo del Coriano, che sono due squadre per quanto mi riguarda tra le più forti del campionato, quindi abbiamo portato a termine sto 0-0. Qualche rammarico c'è, perché anche oggi comunque quelle due o tre palle gol piuttosto nitide le abbiamo create, però niente, si può fare solo che complimenti a sti ragazzi, perché sono splendidi veramente. Ecco, soprattutto la grande attenzione in fase difensiva, questo ci ha colpito, nel senso che se hanno creato qualcosa gli altri l'hanno creato per merito loro, non certo perché abbiamo concesso qualcosa. Sì, grande attenzione, poi con un cambio in corso, perché fuori Maggioli abbiamo messo dentro Mingucci, Merciari l'abbiamo arretrata a terzino, insomma abbiamo anche cambiato, messo gente fuori ruolo anche, che però l'ha fatto con grande abnegazione, ma sotto questo punto di vista loro lo sanno, voglio tanto da certe situazioni e loro puntualmente non fanno mai mancare l'apporto e la giusta determinazione e la giusta concentrazione, come hai detto te, perché queste sono partite che il minimo errore lo paghi. Per chiudere, abbiamo ritrovato Capicchioni, perché insomma dopo un lungo stop oggi l'abbiamo visto dal primo minuto ed è un ragazzo che può dare una mano. Sì, veramente il cambio con Pigozzi lo volevo fare con lui, poi ho pensato Matteo era ammonito, forse avevo bisogno di un po' di sostegno in più in mezzo al campo, e ho tolto Matteo e ho dato i 90 minuti nelle gambe a Lorenzo, che oggi ha fatto molto bene. È ovvio, è un ragazzo che è due anni che non gioca, ha fatto 3-4 partite fino ad ora, sta entrando nei meccanismi e sta entrando anche in una discreta condizione fisica, ma lui lo sa, insomma è un ragazzo su cui conto molto, quindi può solo che migliorare di qui alla fine. Matteo Sartori, 0-0 contro il Coriano, un punto per allungare la striscia positiva e per allungare sul Russi, soddisfatto? Di soddisfatto quando si pareggia, io sono soddisfatto quando vinco, però sicuramente è un punto importante contro una squadra solida, compatta, organizzata, un campo difficile. Poi dopo soprattutto l'espulsione di Maggioli in 10 si è riusciti a portare in casa un punto molto importante. Ecco, oggi hai giocato con i gradi di capitano e hai realizzato un record, ammonizione dopo 3 secondi. Purtroppo l'arbitro ha visto una manata che c'era come non c'era, ma quando uno va a saltare con un uomo dietro, apre le braccia, dopo se le si toccano, insomma può succedere che ci si colpisca. Dopo 3 secondi non mi sembrava il caso di insomma ammonire, ma gli arbitri fanno quello che credono, insomma. E sei stato bravo poi insomma a portartelo sulle spalle questo giallo e non peggiorare le cose. Allora anche oggi una partita con tanta generosità, domenica scorsa due assist, insomma un Sartori che segna, fa segnare, fa salire la squadra e soffre con la squadra. Sono soddisfatto del lavoro che sto facendo, ma soprattutto sono soddisfatto dei miei compagni che quando ero di buttarla dentro mi valorizzano il lavoro che faccio e a volte ho l'opportunità anche io di buttarla dentro, quindi dai, stiamo facendo bene, adesso siamo arrivati a metà e bisogna continuare così e niente. Più 6 sul Russi è un discreto margine. Adesso ancora la classifica sì è importante, ma mancano ancora 14 partite, quindi ancora non conta niente.